Fratelli d'Italia forse è uno dei pochi partiti, se non l'unico, che ha rispettato il territorio nella scelta dei candidati, tutti i candidati radicati su questo territorio. Allora, il Partito Fratelli d'Italia è l'unico partito o è uno dei pochi che al 100% ha rispettato il principio della territorialità. Questo lo dico anche con una punta di orgoglio, perché oltre a essere candidato io sono il coordinatore provinciale del Partito di Fratelli d'Italia, quindi ho partecipato alla formazione delle liste elettorali. Su 8 candidati, 7 sono della provincia di Caserta, una sola è della provincia di Benevento, perché il collegio senatoriale comprende anche la provincia di Avellino e di Benevento. La territorialità oggi in politica assume un carattere fondamentale, perché se si vuole ritornare a fare politica seria sul territorio, ma in particolare far riavvicinare e far riacquistare la fiducia all'elettorato, c'è bisogno di un contatto dei politici sul territorio. Purtroppo noi questo gap, questa negatività, criticità l'abbiamo pagata nel tempo, perché i politici sono sempre allontanati sempre più dal territorio. Oggi più che mai serve una politica attenta, ma serve la presenza delle persone che sono state elette, che vengono elette e che rappresentano il territorio in Parlamento, in Senato, in Consiglio regionale o in Consiglio comunale. La politica deve essere tra la gente, con la gente, a contatto con il territorio, perché soltanto con uomini del territorio si possono risolvere i problemi. Io quando parlo di territorialità non è una territorialità legata soltanto alla residenza in quel territorio, ma è legata alla mentalità, al modo di pensare, perché solo così si possono capire le esigenze di quel territorio e delle persone che vi ci abitano e che vivono in quel territorio.